Eutanasia Coaster è il nome attribuito al progetto di una montagna russa del 2010, concepita dall'ingegnere, artista e designer lituano Julie Jonas Urbonas, studente per il dottorato di ricerca del Royal College of Art di Londra, e mai realizzato. La peculiarità del progetto è che la montagna russa è stata concepita per provocare la morte dei passeggeri, con eleganza ed euforia. Come lo stesso Urbonas ha dichiarato, traendo ispirazione da John Allen, presidente dell'azienda costruttrice di attrazioni dei parchi divertimento di Filadelfia, che espresse il desiderio di una montagna russa finale, capace di caricare 24 persone e riportarle indietro morte. Applicazioni pratiche ipotizzate dall'ideatore sarebbero potute essere pena di morte ed eutanasia. Proprio per quest'ultimo fine, il progetto ricevette aspre critiche dall'associazione contro l'eutanasia, denominata Care Not Killing. L'eutanasia è un tema molto scottante e ancora al giorno d'oggi è un tema molto controverso. Credo che una persona debba essere libera, se capace di intendere, di volere, chiaramente, se la sua vita non ha alternative se non la morte. Una persona si è libera di scegliere come portare a termine la sua vita. Ma questo è un mio pensiero. Infatti, come i recenti fatti di cronaca hanno dimostrato, in particolare quello di DJ Fabo sull'eutanasia, questa persona non ha fatto altro che agevolare qualcuno nell'esercizio di un suo diritto, non il diritto al suicidio, bensì il diritto alla dignità, che esiste e trova riscontro non solo nelle norme nazionali, ma anche in quelle sovranazionali, come innanzitutto le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi si fa un passo avanti anche in questo campo per tutte le persone, tutti coloro che soffrono. Più che il suicidio, si parla di dignità umana. Ora, questo è un tema a dir poco delicato. È un argomento tuttora molto discusso. Essenzialmente si tratta di procurare intenzionalmente la morte di un individuo che solitamente è affetto da gravi disturbi mentali o da gravi malattie che ne compromettono la vita, al fine di placarne le sofferenze. Molte persone sostengono che uccidere un altro essere umano sia assolutamente inaccettabile, di qualunque caso si tratti, tanto che in molti paesi la pratica dell'eutanasia è vietata. Altri sostengono che, di fronte a casi altamente critici in cui la persona non ha alcuna possibilità di migliorare, la soluzione più umana sia farla smettere di soffrire. Al di là di questo, l'ideatore pensò, oltre all'eutanasia, un'altra applicazione della montagna russa potesse essere la pena di morte per i criminali. Grazie all'unione delle conoscenze nel campo di medicina, ingegneria meccanica e leggi fisiche, per i 24 passeggeri che potrebbero essere ospitati, giungerebbe una morte piacevole e divertente. Secondo quanto progettato, il percorso dovrebbe essere lungo circa 7,5 km e comincerebbe con una rapida salita di 2 minuti circa, tale da raggiungere i 510 metri di altezza. Da qui segue una discesa alla notevole velocità di 360 km orari,
velocità che rende possibile l'esecuzione dei successivi 7 giri della morte, i cui diametri si riducono progressivamente. Di cosa morirebbero i passeggeri? Già dalla discesa iniziale della durata di circa 60 secondi, un passeggero dovrebbe manifestare una visione appannata o anche la perdita di coscienza a causa di un'ipossia al cervello, mancato afflusso del sangue al cervello. Tale forza cinetica è sufficiente per esporre il corpo a una pressione più o meno costante per il resto del tragitto. I primi 2 giri della morte dovrebbero causare anossia cerebrale a seconda della tolleranza del passeggero. L'anossia, a differenza dell'ipossia, che indica la carenza di ossigeno, indica la totale assenza di ossigeno al cervello, il che causerebbe la morte della persona. Infatti, a causa della notevole forza centrifuga, il sangue del corpo verrebbe spinto alle estremità basse, quali piedi e gambe, mantenendo la parte superiore pressoché prosciugata. I giri della morte seguenti servirebbero per accertarsi del decesso, nel rarissimo e ipotetico caso che il passeggero sopravviva. Il progettatore Urbonas affermò che la montagna russa sarebbe stata definitivamente completata quando, alla partenza di 24 passeggeri, essi sarebbero ritornati tutti quanti morti. Questo progetto è comunque stato studiato in modo scientifico e non è una semplice trovata per stupire. È evidente l'umorismo provocatorio che sta alla base di esso, il quale sovrappone temi contrastanti quali l'eutanasia e il divertimento. Può essere definito un nuovo concetto di morte, uno molto diverso da quello a cui solitamente siamo abituati. In fondo, questo progetto non è stato ideato con cattive intenzioni, ma bensì per offrire un'esperienza emozionante e fatale a chi, ormai, non ha più nulla da perdere dalla vita, in quanto ha già perso tutto. Il che potrebbe anche portare a una più profonda riflessione. Di certo è un modo originale di lasciare questo mondo. E voi, cosa ne pensate dell'eutanasia, del progetto di questo ingegnere? Io penso che se ci viene data la possibilità, che ognuno abbia il diritto di scegliere come morire, di dare una dignità alla propria morte, perché tutti prima o poi abbracceremo questo destino. Vi invito ad iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, lasciatemi detto nei commenti cosa ne pensate dell'eutanasia e di questa giostra della morte. E che dire, un abbraccio e un saluto anime da The Dev Deliverer.